una giornata cromatica, riflessioni e proposte per la popolazione rom della città di Napoli. Questo l'argomento del mediometraggio promosso dall'Assessorato alle Politiche Sociali e dell'Immigrazione e realizzato dall'Associazione La Maieutica in collaborazione con il Centro Lima. Una giornata cromatica è un film documentario sul tema dell'integrazione dei rom nella città di Napoli, interamente pensato, scritto ed interpretato da un gruppo di 15 ragazzi rom rumeni di età compresa tra i 10 e i 16 anni, tutti scolarizzati, residenti con le loro famiglie nella ex scuola media Grazia Deledda di Pianura, un modello tra i più riusciti in Italia di buona integrazione ed inclusione sociale. Le persone sono uguali, lo dice la Costituzione Repubblicana, senza distinzione di nessun tipo. Napoli è una città dell'integrazione e dell'accoglienza. Noi dobbiamo garantire a tutti condizioni di vita dignitose, del lavoro che stiamo facendo insieme alla Prefettura, e non consentire più però insediamenti inaccettabili da ogni punto di vista come alcuni campi della nostra città. Quindi da un lato dignità, integrazione, basta però baraccopoli nella nostra città. Sono state inoltre anticipate alcune indicazioni su una ricerca qualitativa incentrata sulla percezione dei rom da parte della popolazione residente e presentate le iniziative previste del piano di accoglienza che l'amministrazione comunale intende realizzare per i rom presenti sul territorio napoletano. E noi procederemo in due tempi. In un primo tempo provvederemo ad intervenire per assicurare loro condizioni di accoglienza adeguate e un secondo tempo con il quale provvederemo invece a realizzare politiche, interventi abitativi insieme a vere e proprie iniziative di riqualificazione urbanistica. È il caso di Scampia, dove abbiamo un insediamento significativo di rom, oltre 1400, e della cosiddetta area del Parco della Marinella, dalla quale area partiremo.